Ecco, la nostra associazione è l'Associazione Mediterraneo, che coinvolge tutta una serie di figure professionali, e tra cui appunto dei medici di famiglia, ma non solo, anche un psicologo, un biologo e un OSA. Le finalità della nostra associazione è quella di operare nell'ambito dei bisogni sociosanitari delle persone anziane, portatori di handicap, persone con disagio e non ultimo gli immigrati, visto il problema recente che si è sviluppato. Allora, l'associazione nasce soprattutto per un'esigenza dei medici di famiglia, che volevano avere uno strumento maggiore per poter lavorare all'interno del territorio, cioè poter essere autonomi, nel senso di poter gestire tutte queste situazioni fortemente impegnative da soli, non sempre in associazione o in collaborazione con le strutture pubbliche. Questo non vuol dire ovviamente che non le utilizzeremo, ma l'associazione verrà a essere di supporto a questa attività. L'area di interesse, è inutile che mi dilungo, ma potete capire quanto sia vasta il campo. All'interno di questo progetto di assistenza verso alcune problematiche sociali, abbiamo istituito quello che è il progetto Respira Libero. In che cosa consiste questo progetto Respira Libero? Consiste nell'andare a identificare tra i nostri pazienti tutti quelli che in un modo o nell'altro hanno dei sintomi di tipo respiratorio, per poter tirar fuori tutti quei pazienti che hanno sintomi lievi o iniziali, e per poterli poi nel futuro poterli trattare in modo adeguato. Questo della patologia respiratoria è molto frequente, cioè questa di avere degli individui, dei pazienti con patologie sommerse. Spesso il paziente pensa di essere ancora tra virgolette sano e di continuare a poter sopportare la sua patologia, ma conosciamo e sappiamo bene quanto più la patologia viene anticipata, viene trattata in modo in anticipo, tanto meglio e tanto migliori sono i risultati. Questo che cosa comporta come risultato? A poter ovviamente identificare nel miglior modo possibile tutte le patologie respiratorie misconosciute, di ridurre ovviamente i costi e di poter poi controllarli nel tempo con un follow-up molto adeguato. Quindi è quello che Pino diceva prima, è un esempio questo di medicina di iniziativa, cioè non aspettiamo che il paziente venga da noi a dire quello che ha come sintomo, ma andiamo a identificare in modo preciso quelli che lo sono. Allora, il materiale dello studio è stato caratterizzato da una serie di raccolta di questionari che venivano distribuiti dalla segretaria nella sala d'attesa, un questionario che veniva ovviamente riempito anche se c'era necessità con l'aiuto stesso della segretaria. E successivamente il paziente poi entrava nello studio, veniva codificato come
come nome attraverso ovviamente un codice e eventualmente spiegato loro anche qual era la motivazione di questo questionario. Quindi la prima fase è quella della consegna dei questionari agli assistiti presenti in sala d'attesa. Una seconda fase dello studio ovviamente è quella dell'analisi delle risposte al questionario e identificazione quindi di quei pazienti, di quei persone che comunque in un modo o nell'altro potrebbero avere una patologia respiratoria. Una successiva fase sarà quella di richiamare il paziente così individuato per poter approfondire in senso diagnostico quel diciamo sintomo clinico che aveva espletato. Per ultimo, ovviamente, l'invio allo specialista per poter approfondire la diagnosi ed eventuale il trattamento. Ecco, questo è il questionario che è stato ovviamente consegnato ai nostri pazienti nella sala d'attesa. Come vedete sono domande molto semplici, domande che però dovrebbero andare a identificare i pazienti a rischio delle varie patologie che vanno dall'asma, dalla BPCO, dalle malattie appunto professionali e due in particolare domande anche per quanto riguarda il sospetto di apnee notturne. E proprio per questo motivo siamo qui, perché vogliamo ovviamente presentare i primi dati così succinti, ancora non completi, di quello che è uscito fuori proprio per quanto riguarda le patologie delle apnee ostruttive. Il numero dei medici coinvolti sono quelli che vedete e il numero di schede compilate sono state alla fine 561, quindi un numero abbastanza rilevante considerando che tra le altre cose un territorio relativamente piccolo. Allora, le domande che erano comunque rivolte alla identificazione di una possibile malattia ostruttiva delle vie respiratorie erano la decima, e che è questa: Russi, ti svegli di soprassalto e qualcuno si è accorto che hai le apnee durante il sonno? Allora, qui abbiamo una percentuale di risposte positive del 35 passa per cento, un 63, quasi 64 no, quello 0,71 sono quelli che o non lo sapevano, non sapevano rispondere o non l'avevano capito, insomma spazio vuoto. L'undicesima invece è quella forse un po' più precisa nello specifico: per colpa dei sintomi respiratori dormi male e la mattina sei meno efficiente a scuola o al lavoro? Ebbene, il 21% e passa hanno risposto di sì, il 77, quasi il 77 no, e quasi il 2 non avevano forse capito la domanda. Quindi andiamo un po' a estrapolare i dati del database dei medici di famiglia, perché abbiamo voluto fare un confronto tra i risultati di questa inchiesta con quelli che sono invece le diagnosi già codificate, ben codificate, che si trovano all'interno dei nostri database. 3 minuti anche. Sì, abbiamo quasi finito. Il numero di medici sono stati 10, il numero di pazienti che abbiamo in questo modo codificato e estrapolato dei dati sono 10.000 e passa, e questi sono tutti i codici che abbiamo cercato di utilizzare nell'estrapolazione dei dati. Allora, il risultato è deludente, perché abbiamo avuto solo 85 casi su 10.000 di patologie di malattia codificata, con una prevalenza molto bassa che è dello 0,8%. Questo sta a indicare quanto sia bassa la diagnosi
fatta dai medici oppure che arrivano al medico, perché non sempre questo è legato alla incapacità del medico, perché ovviamente anche è una patologia nuova, ovviamente una sindrome nuova che ovviamente non sempre è presente anche tra gli specialisti. Ecco, poi la considerazione finale qual è? Quindi che la prevalenza delle sindrome dei database dei medici è molto inferiore a quella ufficiale. La sindrome è quindi sottodiagnosticata da parte del medico di medicina, almeno nel nostro territorio, quindi possiamo dire che un numero abbastanza elevato di pazienti potrebbero soffrire di questa sindrome, visto le risposte e quindi le percentuali più alte, e che cercheremo in questo caso di riprendere, di richiamare il paziente e di inserirlo poi in un corso al fine di una diagnosi veramente precisa e quindi di identificare ovviamente il paziente con questa sindrome. Questi sono i medici che hanno collaborato e spero che ci siano anche ulteriori poi sviluppi nell'indagine. Grazie.